Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Non so voi da dove state guardando, ma qua in Lombardia siamo in lockdown e quindi, passando più tempo a casa, siamo anche molto assetati. Dopo la sigla facciamo insieme l'unboxing di questo scatolone preso su Vino 75. Eccoci ragazzi, partiamo subito. Vi ricordo solamente, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Allora, unboxing di questa scatola di Vino 75, che tra l'altro ha appena fatto un'operazione di rebranding ed è diventato vino.com. Vediamo insieme cosa c'è dentro, perché la scatola l'ho tenuta ferma un paio di settimane per fare il video e non mi ricordo più cosa ho acquistato. Buono sconto. Allora, partiamo subito con il primo vino, andiamo un po' a casaccio. Oh, allora, doveva essere così, adesso poi vi spiego anche il perché. Barbera d'Alba 2019, Cantina Cordero di Montezemolo. Tra l'altro ho preso anche un altro vino, questo me lo ricordo, in quest'ordine, sempre di questa cantina, perché non l'ho mai provata e quindi ero abbastanza curioso di vedere come lavorano. Dicevo che non poteva che andare così, perché in quest'ordine ho preso 4-5 Barbera, per cui se non vi piace le Barbera cambiate video. No, scherzi a parte, ho preso 4-5 Barbera, primo perché mi piacciono molto e secondo me adesso d'autunno un vino perfetto anche per i piatti autunnali, ma poi perché volevo fare un po' un tasting di diverse bottiglie di Barbera, di diverse cantine, comunque tutte piemontesi, per paragonarle, quindi diciamo berle a breve distanza l'una dall'altra, per avere un po' il polso e vedere un po' quale cantina lavora meglio. Quindi Barbera di Montezemolo, mettiamola qua. Poi passiamo alla seconda bottiglia. Eccola qua, ovviamente abbiamo pescato la seconda Barbera, cantina Prunotto, quindi ragazzi qua andiamo proprio sicurissimi. Tanto Prunotto, che adesso è di proprietà dei Marchesi Antinori, quindi voglio dire, due eccellenze delle Langhe, non si può sbagliare. Anzi, mettiamo qui e vediamo un po', speriamo di non pescare subito le altre Barbera. Allora, terzo vino, andiamo in Veneto, Corvina Veronese, Castelforte. Allora, questo è uno dei due, ho preso due vini che erano due vini, diciamo, base a livello proprio di prezzo, diciamo entry level, ma è bene assaggiare, era ben recensito ed è bene assaggiare un po' tutto, perché sono bravi tutti a bere bene con vini molto costosi. Corvina 100%. La Corvina, come sapete, è uno dei tre vitigni, insieme a Corvinone e Rondinella, che vengono utilizzati per fare l'amarone. Ok. Oh, allora, quarto vino, abbiamo un bel rosso di Montalcino della cantina Caparzo. In realtà di questa cantina volevo comprare il Brunello, perché aveva veramente delle ottime recensioni, ma purtroppo quando sono andato a fare l'ordine era esaurito ed era, diciamo, in fase di approvvigionamento, per cui ho optato per questo rosso di Montalcino e se sarà all'altezza come penso, ve lo porterò poi in degustazione. Andiamo, quattro vini, andiamo a vedere il quinto vino. Oh,
Va che bella etichetta. Allora, ragazzi, abbiamo un'altra barbera, per l'appunto, di Renato Ratti. Guardate che bella l'etichetta. Allora, per me, in Italia le etichette più belle le fanno in due, i piemontesi e i toscani, con due stili diversi, però davvero, cioè, che etichetta elegante. Tra l'altro questa è una signora cantina, per cui un'altra bella sfida tra le barbere che devo degustarmi, e non vedo l'ora di aprire questa bottiglia. 5 bottiglie, ok, prossimo vino. Quindi sesto vino. Oh, sesto vino, andiamo su una bollicina, quindi spezziamo un po' questo predominio di rossi. E abbiamo un bel Franciacorta Cade il Diavolo. Non l'ho mai provato, faceva, non c'è scritto qua, ma mi ricordo faceva 30 mesi sui lieviti da uve Chardonnay e Pinot Nero. Mi sembra ci fosse anche il Pinot Nero, e per cui questo potrebbe essere uno dei prossimi vini da aprire, perché ho voglia di una bella bollicina. Andiamo al settimo vino. Ah, ok, questo è il secondo vino dell'accoppiata, diciamo, di quella che ho definito gli entry level. Poi magari sono dei vini fantastici. Ed è un bel rosso toscano, è un rosso dei Barbi. È un IGT, e questo qua è un bel 100% sangiovese, e potrei aprirmelo stasera perché avevo proprio voglia in questi giorni di sangiovese, per cui mi sa che questo avrà vita breve. Ma vediamo cosa ci aspetta ancora. Ok, allora, se non i miei conti non si sbagliano, abbiamo finito con le Barbera e abbiamo questa Barbera Sabaudo, che è una cantina che non ho mai sentito. Anzi, in realtà, siccome ho cercato informazioni quando ero online, che stavo facendo l'ordine, tanto vi faccio vedere l'etichetta, che è molto bella, sfacciatamente piemontese, già nel nome Sabaudo. In realtà credo che sia un'operazione, diciamo, di branding, perché quando avevo cercato velocemente, in realtà quando stavo facendo l'ordine su Vino 75, avevo cercato informazioni su questa cantina senza trovarle, quindi, e poi appunto è una cantina che non ho mai visto, per cui credo che sia un'operazione commerciale abbastanza recente, che dietro possa esserci qualcosa tipo una cantina sociale, quelle cantine dove i soci, magari piccoli produttori, conferiscono le uve. Il prezzo era abbastanza buono, quindi ho detto proviamolo, anche perché comunque in questo caso un po' l'ha fatta da padrone il nome accattivante e appunto l'etichetta, e vediamo com'è, se merita. Andiamo a questo punto all'ultimo vino, che in realtà io so cos'è. E concludiamo alla grande con un bel Brunello di Montalcino, collezione del Conte tenuta a Filicaia, annata 2015, un vino che fa un 14,5% di gradazione alcolica, fa fermentazione in acciaio, poi fa la malolattica e un affinamento di 36 mesi in botti di rovere di Slavonia e un ulteriore affinamento di 9-10 mesi in bottiglia. Non conosco questa cantina, ma l'assaggio molto volentieri e, se poi meriterà, ve lo porterò in degustazione. Quindi per oggi abbiamo concluso con i nostri 10 vini. Bene, quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like. Vi ricordo ancora, iscrivetevi al canale e magari fatemi sapere nei commenti se avete degustato qualcuno di questi vini, oppure cosa state degustando in questo periodo o cosa state per acquistare. Ci vediamo al prossimo video con una bella degustazione.